Mi sarà un pareggio tutto sommato meritato per quanto ha fatto il Catania. Ci racconta cosa ha provato quando Sarno si è mangiato quella ripartenza? È quello che sto provando ogni domenica, perché purtroppo noi, avete visto anche voi, produciamo abbastanza per essere su un campo di una squadra che secondo me è molto forte, come il Teramo. Venire qui, fare praticamente la prima mezz'ora sempre dentro a metà campo del Teramo e rischiare addirittura di perdere una partita del genere, ho provato quello che provo tutte le domeniche, perché purtroppo becchiamo gol alla prima, è un periodo che becchiamo gol alla prima disattenzione e facciamo fatica a farli, a concretizzare. Quindi è stata una bella partita, ci siamo fatti complimenti a vicenda con Bruno, perché è stata una bella partita dove forse il Catania ha giocato meglio, però le occasioni le abbiamo avute entrambi, quindi poteva, come giustamente hai detto, il pareggio forse è giusto, però per come è stata combattuta fino all'ultimo poteva vincere il Teramo, potevamo vincerla noi, però diciamo che, ripeto, io sono contento perché secondo me il Teramo è uno squadrone allenato da un bravo allenatore. Non ci siamo abbattuti, non ci siamo demoralizzati prendendo il gol a 12 minuti alla fine, abbiamo reagito subito e questo mi è piaciuto, perché era una cosa che fino a poco tempo fa magari questa squadra non faceva. Invece ci siamo subito, senza abbattersi, siamo subito andati a cercare il pareggio, e poi se avessimo gestito meglio quella occasione probabilmente avremmo potuto fare un'impresa su un campo importante. Catania più del Teramo no, perché comunque noi sappiamo che tipo di società c'è il Teramo. Da parte nostra è molto rispettato il Teramo, perché la società è una società che ha fatto grandi sacrifici dal punto di vista economico per allestire una squadra importante. Forse diciamo che il rendimento della regina sta, tra virgolette, sta evidenziando ancora di più magari quei ritardi che possono avere squadre come il Catania o come il Teramo o come il Catanzaro, che erano quelle 7-8 squadre che all'inizio potevano avere. E questo rendimento della regina forse allarga ancora di più, no? Questa, diciamo, la sensazione di essere andati un po' più piano. In realtà che loro stanno andando troppo forte, e poi è vero che sia noi che il Teramo abbiamo vissuto magari un girone d'andata al di sotto di quelle che sono, di quelle che si poteva pensare fossero le aspettative. Però ripeto, secondo me tutte e due le squadre arriveranno bene ai playoff, e poi lì sarà, diciamo, la lotteria, che sapete benissimo come funziona. Ecco, mister,